persone, siete stati bravissimi ad attaccare prima, questa volta proprio. Non partire dal lato debole. Se si è scavigliato del esce, buon rimbalzo di Paul. Avrebbe dovuto essere canestro buono e uno. Parte
se no sicuramente mai ok. Abbiamo piccoli problemi tecnici, ci scusiamo. La telecamera.
riproviamoci. Se Lupus non la smette di toccare la telecamera, gli tagliamo le mani. Punteggio di 42 a 49. 3 minuti e 55 alla fine del questo terzo quarto. Che a livello tecnico è stato un disastro, ma a livello cestistico, Mauro. Dicevamo a livello audio tecnico un disastro, ma a livello cestistico si è proseguiti più sulla falsariga del secondo quarto che non del primo, e purtroppo a differenza di quello che stavano dicendo nel secondo quarto, che la squadra di Coach Maio lasciava punti a Donadoni limitando gli altri, questo terzo quarto ci ha smentito, in cui Lissone ha trovato parecchi protagonisti oltre a Donadoni, per esempio una gran bomba del numero 14 e due grandi giocate del numero 20. A nostra discolpa per i problemi tecnici, vogliamo dire che questo e tutto il canale YouTube dell'ABC è ancora in fase sperimentale, stiamo cercando di capire come muoverci. Il grande evento sarà infatti il torneo di Capodanno in dove cercheremo di trasmettere un bellissimo numero di partite sul 34 canale e di commentare tutte le finali. Perdonateci e cercate di capirci, stiamo cercando di imparare anche noi. Capodanno, il torneo di Capodanno che presenterà iscritti molto interessanti. Io posso già sbilanciarmi sulla mia Under 14, che abbiamo invitato le pari categorie, si va per dire, pari categorie di Varese, Cantù e Milano, riproponendo un trofeo della Lombardia mica male. E ci sarà Mauro in panchina con me. Mauro, e facciamolo sto pronostico sul torneo, dai. Bah. Tirare. Infortunio
tomo e libri. Uno di Tito Bassolini che riporta un minuto di giocare del terzo quarto. Lupus che continua a fare danni con la telecamera. Che questa volta paga. Pessimo scarico del blu rimessa. Ricci che vola in contropiede, quello è il fallo però che non lo so così. Canestro di Pietro è passato 53 a 51, 45 secondi a giocare. E trazione? No, non premiano mai con lo sfondo, mai. Anche il secondo segno, parità. 32 secondi a fine terzo quarto. Loda finisce nel raddoppio, riesce a scaricare per lo specialista e c'è e segna sempre Loda, palla lunga e pedalare e Loda 14 secondi, calma. Lunedì.